Sindaco, nonostante l'emergenza Covid, Ferentino non rinuncia agli eventi estivi e, come lei ha detto nel corso della conferenza stampa, farà tutto in sicurezza. Beh, bisogna ripartire ovviamente in sicurezza, senza sottovalutare e mettere a repentaglio la salute dei nostri cittadini e tutti coloro che assisteranno alle manifestazioni estive nella nostra città, ma era doveroso ripartire anche con quelle che sono le iniziative culturali, un settore importante per il nostro territorio, per la nostra città, alla luce dei tanti investimenti che sono stati fatti nel corso degli anni e anche alla luce delle tante manifestazioni che negli ultimi anni sono cresciute nella nostra città, grazie a una grande collaborazione tra l'associazionismo e l'amministrazione comunale. Due grandi manifestazioni di spessore, di livello nazionale ed internazionale, come Fiati in Concerto e la Chitarra Acustica, sono giunti rispettivamente alla 15ª e 18ª edizione, quindi questo fa veramente pensare il livello che hanno raggiunto queste due grandi iniziative. Tantissime partecipazioni in pubblico nelle ultime edizioni, ma anche il coinvolgimento di artisti di fama nazionale ed internazionale. Era doveroso quindi ripartire anche per ricreare socialità, aggregazione e condivisione nella nostra città. Da qui l'intento e la voglia dell'amministrazione comunale, dell'assessore Aramo, di voler proporre in questo anno di difficoltà, in un anno particolare, due edizioni particolari di queste due rassegne, che lasceranno anche il segno nella storia della nostra città. Quindi grazie ovviamente a tutti coloro che hanno creduto, che ci stanno credendo, e anche quest'anno la nostra città vivrà in tutta sicurezza.